stato rinunciato al grasso. Sì. Papà, ti metti. Allora, il signor Ana che parte in causa. No, io non sono parte in causa. Allora, no. Io. Allora, qui c'è una sala. Mi dica. Scusi, io intervengo. Lei come chi procura, è? Adesso. Intervengo come procura da parte della signora Maria Antonia. E io non sto praticando. Diciamo, non sono legale e non sto praticando assolutamente la cosa di un legale, ma agisco in qualità di amministratore dei trust, amministratore di questi trust. Scusi, stiamo parlando di... Stiamo parlando di... Lì non so cosa c'è scritto, noi stiamo parlando del signor Vincenzo della dinastia, della signora Maria Antonia. Non si può costituire. Ma infatti io non mi sto costituendo, nessuno non sto parlando di, allora, di cose. A questo punto lei non può neanche partecipare. No, io posso partecipare perché le è stata notificata e gliela rinotifico, quindi lei l'ha ricevuta di fronte dei testimoni. Che, ma scusi, lei non può notificare a me. Sì, sì, io lei farò allora dire, innanzitutto mi faccia capire un attimo, lei esattamente. Chi è? Allora, io sono Salvatore. Ok, non mi riconosco assolutamente, sono amministratore. Sì. Di questo trust. Okay. Quale trust? Di questo trust. Amministratore. Quello che sta facendo lei è assolutamente irrituale. Non c'è niente di irrituale. Lei, sono state depositate le dichiarazioni di sovranità notificate, ok? Mi scusi, non devo dare le spiegazioni in questo momento. Lei non ha titolo per essere presente. Lei non ha sovranità. Signor giudice, noi stiamo discutendo della sovranità individuale, come è stato sancito e riconosciuto dagli incartamenti dell'UCC depositati dal One People Public Trust, che lei dovrebbe esserne a conoscenza, spero. Se non è a conoscenza oggi con la notifica che le è stato fatto, non fa la notifica a me. È stata fatta a lei la notifica personale perché in questi incartamenti. No, esattamente. Va bene, signore. Allora, apriamo il verbale. Allora, lei accetta. Quel contratto tra me e lei, perché è un contratto verbale, esattamente. No. Sì, signora, signor giudice. Allora, forse. Mi chiami pure i carabinieri, non si preoccupi. Mi chiami un attimo, allora. Mi chiami pure. Mi chiami la cancelliera. Sì. Li chiami. Sì. Li chiami. Li chiami. Dammi. Allora. Dammi gli altri cose notificati. E attenda un secondo, chiamiamo il cancelliere, sì, così chiamiamo. Verbalizziamo tutto. Sì. No, non c'è nessuna cosa da verbalizzare. No, lo dico io quello che perché no, lei non può dire niente perché lei sta rappresentando qualcosa che è stato cancellato lei non ha più nessuna autorità, mi spiace per lei. Perché sono state cancellate. Lei. No, non lo dico io, lo dice l'UCC, che è un ente internazionale. Perfetto. Internazionale, che ha cancellato completamente tutte le leggi italiane, tutti gli stati, tutte le corporation. Quindi lei adesso si trova ad agire in prima persona con la responsabilità illimitata. Sì, va bene. Quindi, va bene, non sono avvocato, non sono avvocato. Sì. Ecco, e a questo punto io adesso, le ho notificato, non ci sono i testimoni, lei, le ho notificato loro sono parti, non possono essere non testimoni. Ma questo adesso chiamiamo la cancelliera in modo che si notifica gli atti, esattamente, non c'è da mettere gli atti, voi potete scrivere tutto quello che volete ed è assolutamente illegale. Noi siamo glielo ripeto, ok, amministratori beneficiari di questi trust. Sì, quindi d'accordo. Ok, allora a questo punto, esattamente, cortesemente, se attende un attimo, io attendo, certamente io non devo aspettare che lei verbalizzi niente perché non riconosco allora questo tribunale. No, io sono venuto oggi per darle esclusivamente
una notifica di cortesia per presa di conoscenza, perché quello che sta facendo chiaramente è illegale, perché che... sono state attenzione, perché lei sta offrendo delle dichiarazioni che potrebbero essere usate contro. Sì, benissimo, queste dichiarazioni le sostengo anch'io. Scusa, sì, non c'è nessun problema. E quindi oggi abbia pazienza. Sì, certamente, io ho pazienza. Mi fa piacere, visto che lei qui non ha alcun titolo per stare. Non è proprio così, perché avendo dichiarato la sovranità e lei, essendo la Repubblica Italiana, una società di diritto privato, una corporation, quindi non ha giurisdizione su di me, perché mi sono dichiarato sovrano, sono fermo. Chi è? Io glielo ho detto, sono Salvatore. Dovete aspettare un secondo, queste intanto se le riprende e poi me le consegna davanti all'avvocato. Non gliela devo consegnare davanti alla... rifiuto, perché non è... Allora lei scrive lo rifiuto, perché altrimenti lo prende. Lei forse non ha capito. No, io ho capito in benissimo. Che aula sta? Lei non ha capito dove sta, perché il tribunale è stato cancellato. Prego. Sì. Allora, scusate un attimo, chiamiamo il cancelliere. Sì, chiami il cancelliere. Allora. Chiami il cancelliere. Adesso siamo stati... il giudice se n'è andato. Sì. E noi possiamo chiudere l'udienza. Chiudo. È uscito. Eh? Chiudo? Sì, chiudila. Allora, il giudice ha abbandonato l'aula. Il giudice ha abbandonato l'aula, ha abbandonato la nave, la causa è chiusa con pregiudizio. Arrivederci. Siete tutti i testimoni. Lei è il cancelliere, lei è testimone della mia dichiarazione. Il giudice ha abbandonato l'aula, ha abbandonato la nave, il caso è chiuso con pregiudizio. Sì. Signori, arrivederci.